Una festa della Polizia Municipale all'insegna del bilancio di un anno di lavoro e dei dati dell'attività del corpo, quella che questa mattina si è tenuta a Villa Bottini alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini, dell'assessore alla sicurezza Francesco Raspini, del comandante Stefano Carmignani, intervenuti nel corso della cerimonia, oltre che del prefetto Giovanna Cagliostro, di alcuni rappresentanti dei comuni vicini e della gran parte degli agenti in servizio in città. Quasi 100.000 contravvenzioni al codice della strada e 931 multe per contravvenzioni a leggi e regolamenti. Sono solo alcuni dei numeri dell'attività della Polizia Municipale nel 2013. I dati parlano infatti di 268 ricorsi presentati al giudice di pace dal nucleo contenzioso e di 942 ricorsi al prefetto. Importante anche l'attività di rilievo degli incidenti stradali, ben 688 quelli rilevati dai vigili urbani di Lucca, di cui 6 mortali, 423 condanni a persone e 259 condanni a cose. Ricca anche l'attività del nucleo Polizia Giudiziaria e Vigilanza Ambientale, con 44 notizie di reato presentate contro ignoti su 54 complessive, 124 attività investigative delegate dalla Procura di Lucca, 166 da altre procure o comandi e 32 per iniziativa del corpo. Il nucleo Annone Commercio ha effettuato 141 controlli su segnalazione di altri uffici e 498 verifiche di conformità su occupazione di suolo pubblico e nei mercati. Buone notizie anche per il bilancio previsionale. Nei prossimi mesi, infatti, saranno investiti 110.000 euro per attrezzature e dotazioni, incrementato il numero degli agenti a tempo determinato e quello dei vigili sul territorio in occasione degli eventi clou della città, come i Comics o il Summer Festival, della domenica e delle partite della Lucchese.